Il maltempo non ha creato danni a Pavia, ma ha lasciato in eredità una lunga coda di polemiche. Sabato mattina sono entrate in funzione per la prima volta le idrovore alla frazione Chiavica di Travacò, un impianto costruito dal consorzio Est Sesia, che ha il compito di pescare acqua nel canale Gravellone e di riversarla nella zona golenale opposta, su Borgobasso, alla velocità di 10 metri cubi al secondo. In questo modo si evitano allagamenti nell'area dell'Acqua Negra e delle vie limitrofe, causando però disagi dal lato opposto ai residenti di via Milazzo e via Trinchera. E sabato mattina diversi cittadini di Borgobasso hanno osservato preoccupati l'entrata in funzione delle idrovore. Nessuno li ha avvisati e soprattutto nessuno ha mai spiegato loro quale protocollo regoli il funzionamento dell'impianto. Dall'altra parte hanno già un argine a protezione e non hanno abitazioni, quindi primo non capisco il senso di questa costruzione, di queste idrovore. Secondo, non ci avvisano. Terzo, ci vogliono far andare sotto. Siamo veramente molto arrabbiati perché si parla tanto della via Milazzo, del Borgobasso come un fiore all'occhiello della città, però è bistrattato. Questa opera pubblica pagata con i soldi dei contribuenti mette in salvo persone che non sono a rischio per peggiorare il rischio di chi invece è già a rischio e che vive nel capoluogo di provincia in una parte del centro storico che è su tutte le foto e le cartoline della città. Allora io mi sto chiedendo con quale coscienza collettiva noi permettiamo che succeda questo. Quindi è inutile che continuiamo a girarci intorno alla frittata. I fiumi devono essere puliti, scavati e tolti tutti i tronchi. L'accensione delle idrovore ha causato l'immediato allagamento della campagna alle spalle di via Trinchera e via Milazzo. Per fortuna senza gravi conseguenze. I rappresentanti del comitato attenti al Ticino chiedono maggiore chiarezza in vista di emergenze future. Noi vorremmo conoscere qual è il protocollo di funzionamento, sapere chi e quando accende queste idrovore e quali sono le conseguenze che questa accensione ha sul livello del fiume, ma nelle immediate vicinanze di via Milazzo. Perché il fatto che ci si dica che i 10 metri cubi al secondo che stanno buttando le idrovore si disperde su un'area ampissima e non avrà impatto non è molto significativo, perché l'acqua ha comunque un tempo di latenza. Un quartiere come il Borgobasso sia vincolato da delle porte all'ingresso quando viene la piena e dalle idrovore che gli buttano l'acqua. Allora, se siamo una zona depressa, qualcuno abbia il coraggio di dirci che siamo una zona depressa, ci trattano come tale. La tassazione non sarà da centro storico e quindi almeno sappiamo che siamo gli ultimi degli ultimi.